Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Ministero della Salute ha comunicato che oggi in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.872 nuovi casi di Covid e 415 decessi. Ad oggi ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632. I ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.731, 12 in meno rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi restano quindi con i dati che vi abbiamo enunciato poco fa. Questo è intanto il bollettino di oggi dei casi di Covid anche in Campania. I positivi del giorno sono 691, di cui 596 asintomatici e sintomatici 95. I tamponi del giorno sono 9.662 per un totale positivi di 181.259. È un totale tamponi che raggiunge quasi 2 milioni. I deceduti sono 28, 6 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale deceduti di 2.599. I guariti sono invece 1.097 per un totale di 95.128. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale che indica 656 posti letto di terapia intensiva disponibili ed occupati 120, posti letto di degenza disponibili 3.160 e occupati 1.571 tra offerta Covid pubblica e privata. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, torna sulla decisione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la zona arancione fino al 23 dicembre. Ci vuole rispetto per le persone, dichiara, i cittadini non sono sudditi. Dopo giorni di anticipazioni, venerdì il governo annuncia le misure per Natale, zona rossa con intervallo di arancione. Lo stesso governo però prevede la zona gialla in Campania, che era arancione dal 20 al 23. Quindi bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub si preparano ad aprire dopo settimane di chiusure. Sistemano i locali, richiamano il personale, comprano le materie prime. Noi prepariamo un'ordinanza per consentire alle forze di polizia di intervenire meglio in caso di assembramenti, in modo da garantire la circolazione delle persone e la funzionalità delle attività commerciali. Dopo 24 ore, poi dalla decisione del governo, senza avvisare nessuno, arriva l'immancabile ordinanza di De Luca che istituisce nuovamente la zona arancione. Eppure nei giorni scorsi ci sono stati più incontri tra governo e regioni. Uno stabilisce una linea, l'altro la rinnega, in mezzo i poveri cittadini. Siamo alla schizofrenia istituzionale, conclude, davvero non ci meritavamo tutto questo in un Natale già triste e amaro. Ancora il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'assessore al lavoro, Monica Buonanno, con le organizzazioni sindacali e delle lavoratrici e dei lavoratori di Whirlpool Napoli, hanno organizzato Luci su Whirlpool, una campagna social per tenere alta l'attenzione sull'avvertenza dei lavoratori di Via Argine. L'invito è a testimoniare attraverso i social la vicinanza ai lavoratori con una foto, una poesia, una canzone o qualsiasi contenuto per far arrivare un messaggio forte e chiaro. Non spegnere Whirlpool a Napoli, al centro di un'avvertenza simbolo della deindustrializzazione della città. Dopo 18 mesi, spiegano il sindaco De Magistris e l'assessore Buonanno, rischia di calare il buio sulla vicenda Whirlpool Napoli. Parebbe che a nulla siano valsi gli appelli dei lavoratori, del comune di Napoli, della regione, dei sindacati e degli altri attori istituzionali e non, affinché venisse rispettato il patto dell'azienda con il territorio napoletano, che in periodo di pandemia si prepara a vivere l'ora più buia. Non ci stiamo, non possiamo accettarlo. Dopo aver spento Palazzo San Giacomo per far comprendere l'importanza di questa avvertenza, chiediamo a tutti, al contrario, di far luce su questa vicenda, perché non possiamo abbandonare centinaia di famiglie ad un destino terribile. Napoli intanto si prepara per un Natale di solidarietà diffusa che comprende una serie di importanti iniziative rivolte ai più fragili. Il consueto pranzo natalizio per le persone in difficoltà viene sostituito da una serie di interventi a sostegno delle fasce più deboli. Alimenti e generi di prima necessità giungeranno a carceri, mense, centri di accoglienza, case per anziani e a quanti già si occupano di solidarietà. Il tutto col supporto di una schiera di volontari, compresi operai e operaie della Whirlpool.
Il Natale di solidarietà diffusa oggi ha fatto tappa alla mensa del Carmine, già attiva in iniziative del genere grazie al lavoro di Don Francesco e dei volontari. Presente anche Monica Bonanno, assessore alle politiche sociali e del lavoro. Ascoltiamo le interviste. Abbiamo pensato quest'anno così difficile e così inatteso nelle sue modalità di svolgimento delle feste, di non lasciare le persone più fragili comunque sole, perché di suo il Natale amplifica ciò che c'è di bello e ciò che c'è di brutto. Se una persona a Natale sta bene, si sentirà ancora meglio, ma se una persona a Natale non sta bene, purtroppo si sentirà ancora peggio. E noi abbiamo voluto fortemente che questo perlomeno si riuscisse un po' a ridurre come fenomeno. E abbiamo pensato, invece del solito pranzo di Natale che non abbiamo potuto fare, di sostenere le realtà che sui diversi territori a loro volta sostengono le persone prioritariamente senza dimora o comunque a rischio di forte disagio economico e sociale. Abbiamo cominciato con Poggio Reale perché abbiamo inteso che all'interno delle carceri di per sé già sovraffollate ci fossero delle persone senza famiglia, detenuti che soffrono ovviamente di essere dentro le mura carcerarie e senza una telefonata, senza un contatto con nessuno. E quindi abbiamo rivolto a loro il nostro primo pensiero. Poi siamo andati già alla Ronda del Cuore al Vomero, perché nonostante sia un quartiere definito tra quelli a minor rischio di esclusione per i nuclei di esclusione sociale, comunque anche lì la nuova povertà sta iniziando a dilagare. Ora siamo qui alla mensa del Carmine, dove con Don Francesco da sempre abbiamo una attività di collaborazione e di partenariato, e durante la pandemia più e più volte ci siamo incontrati per la consegna dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, gel, cibo, e oggi abbiamo consegnato 25 confezioni di derrate alimentari destinate appunto a diventare pasti da asporto per le persone senza dimora. E continuiamo così sul territorio, alle piccole ancelle del Cristo Re, andiamo alla parrocchia della Santissima Immacolata, andremo al centro di prima accoglienza per una tombolata e andremo alla nostra casa di riposo del Signoriello a Secondigliano, al centro l'Altra Napoli Onlus, all'Istituto La Palma e alla tenda. Sono tutte realtà che Napoli ben conosce, alcune, altre le conosce meno, tramite nostro e la nostra testimonianza aiutiamo anche la città a vedere dove il grande cuore di Napoli riesce ad arrivare. Non lasciamo soli gli anziani e le persone con disabilità a Natale. Come amministrazione comunale abbiamo istituito il telesoccorso grazie al sostegno economico della Chiesa Evangelica Luterana. Lo ha affermato Sergio Davino, assessore alle politiche sociali di Somma Vesuviana. Abbiamo organizzato una cabina di regia, dunque una centrale operativa, presso il plesso periferico Fiordaliso, dove gli operatori si interfacciano telefonicamente con gli anziani, oppure in caso di necessità e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, cercano di fornire loro assistenza anche domiciliare. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. La Chiesa Luterana, come tutte le chiese, ha i soldi dell'8 per mille e noi abbiamo deciso di dare questi soldi sul territorio del Sud Italia. Per cui a Somma Vesuviana, che conoscevamo già il grande interesse per gli anziani, abbiamo dato una consistente somma in modo che il telesoccorso da lontano potesse dare veramente un aiuto importante alle persone che sono a casa. Ed è successo poi che la pandemia ha aiutato ancora di più questa cosa, perché veramente queste persone non si sentono sole. Noi abbiamo avuto sempre rapporti con il comune e abbiamo avuto varie relazioni durante l'anno per capire come andassero le cose, e di questo devo dire siamo veramente contenti e siamo felici di poter continuare anche nel futuro sicuramente a dare sostegno e opportunità in questi luoghi, così come lo abbiamo fatto anche per il comune di Ercolano e il comune di Torre del Greco con altri tipi di progettualità, quali l'ambiente e l'ecologia e la scuola. Innanzitutto gli anziani e i disabili, noi abbiamo fatto un avviso pubblico e le persone, quindi gli anziani e i disabili, hanno aderito con una istanza. E praticamente cioè, è un servizio che parte da una centrale operativa
e con degli apparecchi dislocati nelle abitazioni di queste persone, in modo che ci sia una richiesta di aiuto in qualsiasi momento si può chiedere, e nello stesso tempo c'è un contatto continuo degli operatori che sono in centrale con gli anziani o i disabili che sono nelle loro abitazioni. Ringrazio la Chiesa Luterana Evangelica per l'aiuto e il progetto che ha messo in campo per la città di Somma Vesuviana per il telesoccorso, un progetto molto importante per gli anziani. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sulla curva epidemica in terra di lavoro di oggi. Nelle ultime 24 ore si certificano 98 nuovi positivi, un deceduto e 345 guariti. I tamponi processati sono stati 1.049 per un tasso di positività pari al 9,3%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è ancora Versa con 414, seguita da Marcianise con 386 e Caserta con 304. Su disposizione del prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, si è svolta un'esercitazione di protezione civile per testare il livello di efficacia del piano di emergenza esterno per il rischio di incidenti rilevanti presso la ditta Perfetto SRL, deposito di articoli pirotecnici, sita Villa Literno. Il test si è tenuto in parte in presenza e in parte in videoconferenza, come si legge in un comunicato, nel rispetto delle norme anti-coronavirus. Si è simulato il verificarsi di un incidente, ovvero un'avvenuta esplosione del magazzino principale dello stabilimento, con conseguente scoppio. Al termine della procedura è stata fissata una riunione per la valutazione dei risultati. Questa esercitazione ha consentito inoltre di mettere in pratica la pianificazione di protezione civile dello stabilimento, affinando le tecniche e le procedure di rapido intervento. Stefano Antonio Cioffi, il sindaco di Macerata, Campania, ha rivolto un appello importante ai concittadini, ponendo loro l'attenzione per le numerose truffe che avvengono in città in questi giorni. Mi rivolgo ai concittadini più anziani che in queste settimane più del solito sono costretti a stare in casa, spesso senza il supporto dei loro familiari. Occorre stare molto attenti a una serie di truffe che si stanno verificando sul nostro comprensorio. Indegni malviventi stanno infatti raggirando persone sole, riuscendo a strappare ingenti soldi e denaro con la scusa di pericoli imminenti per le persone care, coinvolte in fantomatici incidenti o che devono servire a risolvere problemi urgenti, ad esempio ai nipoti. Questo evento criminale sta interessando comuni limitrofi. In questi giorni ha coinvolto anche una signora maceratese. Gli agenti delle forze dell'ordine locali stanno lavorando con la solita attenzione per cercare di prevenire e arginare questo brutto fenomeno. In caso di dubbi bisogna chiamare quindi immediatamente la locale stazione dei carabinieri o il comando dei vigili urbani. Questo non è un ritiro punitivo, è un ritiro per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per squalifica, sono stato peggio dei compagni, ho sofferto di più. Abbiamo parlato tutti insieme ed è stata una cosa decisa da tutti. Poi ci sarà tempo per stare con la famiglia, un giorno in più di ritiro, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà, ha dichiarato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, commentando il ritiro deciso proprio dal Club Azzurro dopo il KO di Roma contro la Lazio e verso il match il mercoledì sera contro il Torino. Ieri c'era sicuramente un po' di stanchezza, con l'Inter si è speso tanto, ha dichiarato Insigne, al contempo alla presentazione del calendario 2021 del Napoli. Quando affronti queste squadre forti ogni 3 giorni le energie fisiche e mentali possono mancare. Credo sia stato più quello che l'aspetto tecnico e tattico, l'abbiamo preparata come le altre con attenzione. È stato un calo fisico e mentale, non è facile fare 2 trasferte così con squadre forti. Dispiace, da casa non credo che la Lazio abbia fatto molto di più, loro hanno solo concretizzato le uniche 2 occasioni. Parliamo anche di Serie C, Girone C, strascichi ancora molto forti, quelli che porta dietro di sé il match ieri al Pinto per la Casertana, che ha visto affrontare la Viterbese. I falchetti con solo 9 giocatori arruolabili, di cui 3 febbricitanti e falcidiata dal Covid, non ha avuto l'ok per il rinvio della gara né da parte degli avversari né dalla parte dell'ASL, costretta così a giocare. I tamponi di ieri inoltre stamane hanno evidenziato altri 2 positivi, proprio fra i febbricitanti di ieri. Una pagina bruttissima per lo sport con la Viterbese che ha anche accusato lo staff rossoblù di pressioni.
Molto forte però il comunicato di risposta dei rossoblù. La Casertana ritiene doveroso di intervenire a difesa e tutela dell'immagine di un professionista esemplare, qual è il tecnico Federico Guidi. La ricostruzione di presunti fatti registrati nell'immediato post-gara da parte della Viterbese attraverso una nota ufficiale appare ingenerosa e parziale. La nostra voglia di difendere il buon nome di chi ha sempre lavorato per il bene di questo sport, nonché di tutelare la salute dei nostri tesserati, dipendenti, delle famiglie che ruotano attorno al mondo casertana, resta prioritaria. Al cospetto di una domenica amara per l'intero mondo del calcio, sarebbe giusto restare in silenzio e non cercare a tutti i costi di arricchire le cronache con fatti che in nessun modo potrebbero cambiare il giudizio sull'accaduto. Ma ascoltiamo proprio in conferenza stampa ieri pomeriggio dallo Stadio Pinto il presidente D'Agostino e mister Guidi. Una cosa scandalosa, vergognosa, mi vergogno di far parte di questa Lega. Se questo è il calcio, vuol dire che io non c'entro niente. Mi dispiace, mi sento deluso, offeso e preso in giro dalla Lega, da tutti. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa pazzesca, ci hanno fatto fare sette volte i tamponi in una settimana. Per far sì che arrivavamo a domenica a giocare in 9. Me ne vergogno e chiedo scusa a nome di tutti, di Caserta, della società, di casertani e dei tifosi, però purtroppo siamo rappresentati male, anzi malissimo. Prendo le distanze da queste persone. Quindi farò anche le mie valutazioni e a breve comunicherò le mie intenzioni. Vorrei anche dire qualche cosa al presidente, quale presidente? A quel signore che è andato via, ha messo a rischio che poteva succedere veramente un focolaio. Io spero non sia successo niente. Tre dei nostri calciatori si sono sentiti male prima della partita, quindi abbiamo tenuto opportuno fargli fare il tampone. Quindi il tampone. No, sì, credo di sì. Quindi il tampone ci avevano dato 40-50 minuti per avere l'esito. I ragazzi hanno dovuto giocare, quindi abbiamo giocato con tre ragazzi ipoteticamente positivi. Io spero che quando ci daranno i risultati sono negativi, ma per loro, non per, né per la Lega né per il suo presidente, che è un caino. Li ha mandati a morire. Allora, qui non ha più senso parlare di calcio. Qui bisogna avere una visione più grande. E purtroppo ho assistito a delle scene, ho ascoltato delle parole veramente pessime, che hanno anteposto gli interessi personali invece del bene comune e la salute. Il momento del paese è difficile, ed è difficile per tutti quanti. Tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo dei bambini. E sentir dire da un dirigente della Viterbese che no, noi dobbiamo andare in campo perché non siamo noi a dover scegliere se giocare o no, beh, ecco, forse in quelle parole esiste l'uomo che lo riempie, che non è un uomo. E mi ha preso per esempio la partita che ha vissuto con la Vibonese, dove il focolaio che ha vissuto della Viterbese è andato a Vibo perché la Lega l'ha mandata a Vibo Valentia a giocare, è scoppiato un focolaio, tra l'altro il presidente della Vibonese è stato malissimo, ricoverato all'ospedale, nonostante ci fosse passato ha voluto giocare perché era una partita troppo importante in chiave salvezza. Ecco, su queste parole, quando uno antepone i propri interessi invece che alla salute dei suoi ragazzi, alla salute dei suoi giocatori, alla salute della propria famiglia, vuol dire che a malincuore devo essere oggi scurrile. È un uomo di merda. È un uomo di merda. Che non è giusto. Tre giocatori sono scesi in campo che stavano male. Se succede qualcosa andrebbe querelato
E allo stesso tempo la Lega chi ha tutelato? Nessuno! Nessuno! Ed è andato via! Ha avuto il coraggio anche di andare via! Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, infatti alle 21.30 un nuovo appuntamento imperdibile con Zanzara d'Inchiostro. Per le informazioni di Teleprima invece appuntamento a domani mattina live in diretta con la consueta rassegna stampa. Buona serata!